Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ovviamente non ci sono più le free pool, purtroppo, ahimè, non ci sono più le free pool, ma abbiamo ovviamente all'interno della sezione pool, comunque all'interno della sezione draw, il nuovo banner di Kite Sith con arma 5 stelle garantita di Kite, più il bonus di 5 Mithrilore ogni multisummon da 10. Stessa cosa abbiamo per Tifa, senza bonus ovviamente di Mithrilore, però possibilità di poter ottenere una o più armi 5 stelle di Tifa, però per un massimo di 5 volte. Mentre invece Kite, come potete vedere, è praticamente a rotta di collo, quindi vi potete praticamente schiantare con le vostre gemme rosse e poter pullare solo tutto ciò che riguarda Kite. Mentre invece questo è il banner di mezzo anniversario, Eris, Lucia, eccetera, eccetera. Parliamo ovviamente sì, va bene, settiamo tanto. Parliamo un attimo di questo banner. Parliamo di questo banner perché, come potete notare, c'è da discutere. C'è qualcosina che effettivamente dobbiamo discutere. Come potete notare, mi fa venire un po' i brividi lungo la schiena, non solo perché sia estremamente buona e incredibile dal punto di vista estetico, ma perché riceve praticamente un'arma che effettua danni di tipo acqua e riceve un costume Arcanum Acqua. Arcanum Acqua magica però, in questo caso. Perché comunque lei effettua danni magici, quindi sì, va bene, è ovviamente Arcanum che potrebbe anche sfruttare danni fisici di tipo acqua, però sia il costume che l'arma in questione fanno danni magici acqua su single target ed è una cosa che mi spaventa terribilmente perché il prossimo ranking dungeon sarà sicuramente incentrato sull'acqua. È uscito Glenn, sta uscendo ora Tifa. Abbiamo comunque avuto il banner Limit Break con Glenn e Cloud, comunque cioè, ghiaccio acqua. Il fuoco lo stiamo sfruttando comunque in questo evento. Quindi Zac in teoria lo stiamo sfruttando comunque in questo evento, quello di Pasqua. Però l'acqua, effettivamente parlando, ho molta paura che possa ritornarci contro nel prossimo Ranking Dungeon. E io sono completamente sfatto, proprio nel collettivo immaginario sono completamente sfatto con l'acqua. Ho soltanto la Maritime Sword di Cloud, però non ho neanche il vestito da marinaretto. Quindi immaginatevi cosa si possa effettivamente fare all'interno di un evento simile. Comunque, tralasciando questo, andiamo a guardare un attimo i dettagli. Per quanto riguarda ovviamente l'arma di Tifa, il costume di Tifa, ma soprattutto l'arma e il costume di Kite. Diciamo che Kite a me in questo banner mi incuriosisce, ma non mi fa impazzire. Ve lo dico già da adesso. Per quanto riguarda Tifa, invece abbiamo un'arma, i Bunny Gloves, dove appunto abbiamo la possibilità di raggiungere fino all'850% di danno, portando ovviamente l'arma al massimo contro un nemico singolo. E inoltre, verso se stessi, quando si hanno 50 o quando si ha il 50% o più di HP, viene incrementato l'attacco magico con solo 4 barre ATB. Ovviamente, la potenza viene incrementata a low, perché giustamente con 4 barre ATB, se fosse stato mid, sarebbe stato incredibile. Avrebbe surclassato anche l'arma di Zac che non elementalmente attacca e buffa l'attacco, mentre invece qui 4, cioè vi consente praticamente di rimanere perma buffati. Parliamoci chiaro, ci consente di rimanere praticamente perma buffati perché appunto l'attacco costa 4, quindi noi avremo comunque quei secondi di buff più ovviamente l'estensione che faremo attaccando comunque sempre ricaricando le 4 barre ATB. Quindi diciamo che sono dei guanti molto 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 forti. Ovviamente boost di tipo magico e boost di tipo acqua che ovviamente rispecchiano quello che è il personaggio di Tifa, questo personaggio di Tifa in questo banner. E poi come support materia abbiamo boost del danno magico con i due slot e la sinergia con lo slot X.
quindi avere comunque la possibilità di poter breccare più sigilli, che sicuramente schifo non fa, soprattutto dipende anche il boss che abbiamo di fronte. Quindi direi un'arma standard dal punto di vista, diciamo, generale, ma molto molto buona per quanto riguarda la meccanica dell'arma in sé, perché abbiamo comunque un attacco che possiamo fare con 4 barre ATB, quindi un attacco classico senza sovrapprezzo di ATB in questo caso, ma avere soltanto vantaggi, quindi ottimi danni e successivamente parlando anche il buff che rimane praticamente fisso, a meno che non dobbiamo utilizzare l'arma secondaria per un motivo o per un altro, magari per fare una build pseudo ibrida con DPS debuff o comunque DPS cure tra virgolette, perché comunque Tifa possiede anche i guanti estivi che consentono di curare, ma questo diciamo è un discorso totalmente a parte. Però quest'arma presa singolarmente è incredibile, perché ci consente di fare danni e buffarci automaticamente. Per quanto riguarda la skin, non abbiamo nulla da dire. Dal punto di vista estetico è una gioia per gli occhi dei maschietti e forse anche per qualche femminuccia. E per quanto riguarda ovviamente le diciture delle abilità, abbiamo il Boost Magic Ability Potencies, che vi ricordo essere diverso rispetto al Mastery Magic Ability Point. Infatti questa è la statistica base che noi già abbiamo presente all'interno del gioco, che però parte già con 10 punti, quindi abbiamo praticamente un 15% di danno in più degli attacchi magici quando abbiamo la barra dell'attacco piena, e inoltre siamo a 10 punti, quindi ci basteranno soltanto altri 5 punti in più per raggiungere il 30% di danno in più, che è tanta roba. In più abbiamo il Waterblade Arcanum, dove abbiamo il danno acqua delle nostre abilità aumentato del 35%. Quindi potremmo tecnicamente avere nel giro veramente di nulla un 30% di abilità magica in generale più un 35% di danno acqua, già così, in più Tifa si buffa. Quindi un ulteriore 30%, perché poi il massimo ovviamente del buff a 3 livelli porta il 30% in più per quanto riguarda la potenza magica, quindi immaginatevi a che livello può arrivare Tifa e a che livello ovviamente potrà riuscire in un modo o nell'altro a sfruttare bene in questo caso il suo setup magico, quindi veramente veramente interessante. Per quanto riguarda invece Kite Sith, dovremmo fare un discorso a parte, perché Kite Sith, come potete vedere, ha un'arma, il vaso di fiori in questo caso, molto particolare. Ha un'arma che buffa in questo caso l'attacco magico verso ovviamente l'alleato singolo, applica anche il regen, quindi un po' come Matt e Barrett con le loro armi, no, che riescono a buffare un personaggio all'interno del party. Ma c'è una cosa nuova che qui viene aggiunta all'interno della descrizione dell'arma, ovvero il fatto che il personaggio ha la possibilità di poter applicare haste, quindi aumentare la carica della barra ATB del nostro party, o comunque in questo caso del nostro diciamo del nostro personaggio magico. Quindi già capite che io penso a Sephiroth, che io già penso comunque anche al mio povero Barrett, che in questo momento sta urlando, perché ho Barrett che fondamentalmente mi fa da support in quasi tutto, e qui invece abbiamo il mio Barrett fondamentalmente che sta urlando dentro, sta letteralmente strappandosi i peli del petto, perché Kite lo ha letteralmente fagocitato in questo caso. È vero che l'applicazione di haste è soltanto del 20%, perché ovviamente non è applicabile al 100%, ma ha il 20% di possibilità di poter applicare haste, che non è poco, specialmente considerando il fatto che costa 4 barre ATB, quindi è possibile magari, che ne so, utilizzarla così come
diciamo come abilità anche spammabile, se il party ovviamente ha tutta la vita o comunque c'è la possibilità di potersela giocare così e così, però diciamo che ti invoglia ad utilizzare l'attacco anche se il vostro personaggio è buffato, per permettergli di ottenere quell'haste. E soprattutto, cosa incredibilmente utile, sono le refined abilities. Finalmente abbiamo un'altra arma che ha boost attacco magico e boost magic ability potencies. Avevamo soltanto la Sun Umbrella che riusciva ad ottenere questi bonus, ora invece abbiamo anche l'arma di Kite Sith. Quindi è un'arma che comunque sia dal mio punto di vista è incredibile. Cioè, Kite Sith con quest'arma è incredibile, sia per quanto riguarda ovviamente le refined abilities, ma soprattutto per quanto riguarda anche la skill di per sé. Avere un supporto del genere, che comunque ha la probabilità di mettere un haste, aiuterà tantissimo in tanti frangenti che possano essere ovviamente più o meno difficili all'interno del gioco. Per quanto riguarda invece le support materia, purtroppo abbiamo soltanto boost di attacco magico in tutti gli slot. Se avessi avuto il cura all nell'ultimo slot, Barrett veramente si sarebbe strappato anche la pelle dal corpo, non solo i peli, perché ovviamente già si sta strappando i peli a causa del haste di Kite Sith, ma si sarebbe anche scotennato da solo praticamente. Quindi diciamo che rimane comunque un personaggio prevalentemente offensivo, quindi è comunque un buffer, in questo caso tramite quest'arma, però prevalentemente offensivo. Anche perché dobbiamo vedere le altre armi di Kite Sith. Vedremo come Kite Sith in realtà come personaggio non abbia nulla di speciale che non facciano altri personaggi, tranne probabilmente per quest'arma, semplicemente per quest'arma. La skin di Kite Sith invece ovviamente è, oltre a essere un pappone di una nazionalità che potete scegliere tranquillamente a caso, possiede anche lui, come altri personaggi, il Buff Debuff Extension Stats e poi il Critical Potencies Arcanum. Nuova dicitura o comunque nuova meccanica in questo caso per quanto riguarda Kite Sith, dove praticamente il danno critico dei nostri attacchi viene incrementato del ben 50%. Quindi adesso abbiamo finalmente, questa è una cosa che comunque io avevo già accennato, se qualcuno se lo ricorda l'avevo già accennata questa cosa, ovvero il fatto che Kite Sith potesse in un modo o nell'altro aumentare i critici. Avrei preferito il rate. Se devo essere sincero, avrei preferito il rate critico, nel senso di poter in un qualche modo aumentare il rate dei critici di tutto il party, mentre invece qui, come potete vedere, il critical damage è riferito solo a se stesso, quindi non abbiamo un critical party. Mi sarei accontentato anche di un 25% party anziché 50% Kite Sith, però questo va a sottolineare il fatto di quanto Kite comunque sia possa raggiungere un ottimo potenziale anche offensivo. Bisognerà vedere un pochettino nella panoramica generale del gioco come poter poi aumentare il rate dei critici, perché poter sfruttare comunque in questo caso il critico con il danno al 50% in più sarebbe bello anche poter sfruttare appunto l'aumento dei critici, che ancora purtroppo siamo un po' così nascosti in generale. Quindi questo come banner, ovviamente se dovessi parlare del banner di Kite barra Tifa, comunque sia è un buonissimo banner. Le armi prese singolarmente sono incredibili, le skin ovviamente quella di Tifa secondo me potrebbe essere quella più ottimale per chi magari ha poche risorse e vuole tentare comunque sia di portarsi a casa qualcosa. Io direi che comunque la skin di Tifa è sicuramente quella più è quella più funzionale, soprattutto anche per quello che potremmo avere in futuro. Mentre invece la skin di Kite, è vero che abbiamo l'estensione del buff o del debuff in generale, e poter estendere quelle haste sarebbe molto molto appagante dal punto di vista strategico, però io reputo che comunque dal punto di vista in generale appunto proprio funzionale del gioco
Tifa sia comunque una spanna superiore a Kite. L'arma di Kite però è incredibile. Questa è un'arma che nel momento in cui verrà aggiunta all'interno dell'Exchange Shop è obbligatorio a prendere, assolutamente. Mi piacerebbe in generale prenderla subito, però non so se mi sento di pullare comunque nel banner, perché a parte avere le pochissime risorse a disposizione, preferirei comunque accumulare e vedere un po' cosa si riesce a fare e cosa si riesce ad ottenere in generale. Però veramente l'arma di Kite, credo che solo l'arma di Kite possa essere una scusa per pullare in questo banner, per chi ovviamente vuole e ha la possibilità di farlo. Però se devo parlarvi dal punto di vista personale, dal punto di vista proprio in generale, di anche ottimizzazione delle risorse, Tifa secondo me è comunque una spanna superiore. Ciò che invece dobbiamo andare a fare è vedere le armi di Kite, perché dobbiamo vedere come hanno pensato il personaggio di Kite all'interno del gioco. Abbiamo ovviamente l'arma in featured, che l'abbiamo già vista, il megafono giallo, che è l'arma che ci è stata regalata tramite il gift di presentazione del personaggio di Kite Sith, Sonic Meow in questo caso, dove abbiamo 700% danno fisico non elementale con un crit rate del 30%. Inoltre, quando viene effettuato danno critico, viene triplicato il danno. Quindi voi immaginatevi 50% di danno critico in più con il per 3 di danno, e fate un bel calcolo, fate un bel risultato di quanto Kite possa effettivamente fare male, proprio letteralmente male. Refined abilities eccezionali anche dello Yellow Megaphone, e non me le aspettavo, perché abbiamo praticamente delle refined abilities ottime per un personaggio in generale. Abbiamo boost attacco magico fisico, e inoltre abbiamo anche il boost ability generale, quindi non boost ability fisico né boost ability magico, quindi questa è un'arma che può essere piazzata praticamente su tutti. Supporto materia, dove abbiamo attacco magico fisico, attacco fisico, attacco fisico, quindi direi abbastanza normale. Green Megaphone, dove abbiamo anche in questo caso danni di tipo acqua, 620% di danno magico acqua, e inoltre quando se stesso, quindi quando in questo caso Kite possiede il 50% o più degli HP, viene aggiunto anche Water Resist Down. Questo è veramente un ottimo, è un'ottima arma per non solo ovviamente accompagnare Tifa in questo caso, quindi fare un'accoppiata, comunque una build fondamentalmente con arma nuova più Green Megaphone, e quindi essere di completo supporto a Tifa in generale, ma al tempo stesso è comunque buono. È veramente buona, perché il 2 in 1 con 4 barre ATB sapete benissimo che è sempre apprezzato. E ovviamente qui potenza high eccetera eccetera, perché stiamo guardando l'arma al massimo, ma se la guardiamo ovviamente al minimo delle possibilità, abbiamo la potenza mid addirittura come indebolimento, quindi neanche male, però il danno giustamente è più debole. E quindi anche questa comunque sia probabilmente sarebbe una delle armi che metterei in wishlist in questo banner. Blue Megaphone, dove in questo caso abbiamo una semplicissimo Blizzaga, quindi magia ghiaccio a tutti quanti i nostri avversari, boost HP e boost ghiaccio che potrebbero fare comodo sia a Cloud sia a Sephiroth in generale come sub weapon, e poi ovviamente le supporto materia standard con attacco magico fisico e attacco magico. Red Megaphone, stessa identica cosa con Fairaga, anche qui boost HP e boost fuoco che ripeto possono essere comodo e come sub weapons. Crystal Megaphone, dove abbiamo instant barrier, difesa fisica incrementata, ovviamente applicazione anche di regen, quindi abbiamo la possibilità poter proteggere i nostri alleati tramite appunto barriera fisica, però ovviamente su single target. Ottime le refined, attacco magico fisico però con boost magic ability potencies, che in un modo o nell'altro potrebbe aiutare alcuni personaggi. E poi vabbè, tutto magico, perché giustamente abbiamo diciamo che tutto ciò che non era magico e che mancava all'interno del gioco sta venendo in un qualche modo ampliato grazie a Kite.
che comunque Kite è un personaggio prevalentemente magico, ovviamente potete tranquillamente vederlo anche in base alle armi, ha qualche cosa di fisico giustamente, perché ricordiamo che qui i personaggi sono abbastanza eclettici, però diciamo che come build principale è più preponderante, mettiamola così, verso il danno magico, verso il supporto magico. Silver Megaphone, che in questo caso abbiamo Spinning Punch, 510% di danno fisico non elementale con difesa fisica diminuita, quindi come potete vedere in questo caso abbiamo anche un po' di supporto fisico, che comunque non è male, però notate bene che il supporto di difesa fisica è comunque low e la max potencies è low, a differenza di quella magica che, come abbiamo visto prima, arriva fino ad AIG, quindi alto. Inoltre, quando si effettua danno critico, la difesa fisica è diminuita, quindi col critico possiamo incrementare la potenza di abbassamento, in questo caso di difesa fisica, però di base è comunque bassa, mentre invece, come potete vedere, vedete max potencies high solo se facciamo critico. Non abbiamo però una percentuale crit rate 20%, ok, quindi ok, non è neanche tanto basso se consideriamo il fatto che comunque si potrà, dico, spammare l'attacco, ma attaccare con una giusta regolarità. 20% non è neanche così basso, però ovviamente sottolineiamo il fatto che di base la potenza è low dell'indebolimento del nostro personaggio, mentre invece col critico, ecco perché mi sarebbe piaciuto comunque avere un crit rate anziché un crit damage, perché sarebbe stato interessante. Refined Abilities con Boost HP e Boost Ability in generale, quindi direi che non è male neanche come sub-weapon, e poi tutto attacco magico fisico, proprio per essere proprio democristiano, se mi venisse un termine, nel modo migliore. Gold Megaphone, dove appunto abbiamo Fat Attack Plus, anche Plus Plus, perché siamo nella versione maggiorata, però 510% danno fisico non elementale, crit rate del 20% con applicazione di Imperil Fuoco, quindi Fire Resist Down con potenza alta, ovviamente. Quando si effettua danno critico, anche l'attacco magico viene depotenziato. Quindi vedete queste meccaniche di Kite che giocano tanto sui critici, e per questo avrei comunque preferito crit rate anziché crit damage, però va bene, ci sta questo suo gambling all'interno del kit, perché comunque sappiamo che Kite Sith è il protagonista del gambling, e lo accettiamo lo stesso. Danno fisico e boost tipologia elementale fuoco, quindi ottima sub weapon anche in generale per Cloud, che può essere utilizzato come DPS fisico fuoco, e qui ovviamente le supporto materie sempre le stesse. Battle Trumpet, vabbè, 350% danno fisico a tutti quanti i nemici con riduzione di attacco magico però in potencies mid a tutti quanti i nemici. Inoltre, quando si effettua danno critico, anche l'attacco fisico viene depotenziato per tutti i nemici, quindi questa è comunque una bellissima arma da debuffer, che debuffa ovviamente l'attacco magico, con il critico debuffa anche l'attacco fisico, però affidarsi a un 20% di critico in dipende quale situazione potrebbe essere abbastanza rischioso, però ci sono tante build che, come potete vedere, si possono fare per il nostro personaggio, perché possiamo farlo comunque buffer debuffer, possiamo farlo DPS buffer o DPS debuffer, quindi diciamo che abbiamo una bella varietà in generale per Kite Sith. Refined Abilities, Boost Attacco Fisico e Boost Ability Potencies in generale, quindi non male, e poi Attacco Magico Fisico e Fisico. Concludiamo con il Marching Horn, che è praticamente una versione, anche in questo caso, di Buffer Attacco Fisico, quindi abbiamo l'attacco fisico che viene incrementato, inoltre viene applicato anche Regen, non abbiamo Haste in questo caso, però è la classica arma che potenzia anche l'attacco fisico, quindi, cioè, volendo potremmo giocare Kite Sith con buff magico, buff fisico e suonare praticamente le trombette per tutti quanti all'interno del party. Certo,
perderemmo da un certo punto di vista danno, perderemmo DPS, perché se lui si mette lì a trombettare e buffare soltanto, un personaggio fa i danni e l'altro dovrà essere l'ibrido che comunque cura e fa danno contemporaneamente, in teoria. Però questo poi sappiate benissimo che siete voi stessi che deciderete il vostro setup, quindi non starò io qui a farvi team, ormai l'esperienza penso che non manchi e le combinazioni sono veramente tantissime. Refined Abilities con Boost Healing e debuff, Buff Debuff Extension Rate, che non è male come combinazione, potrebbe essere ottimo per uno pseudo healer buffer come il mio Barret per esempio, che è comunque un ottimo ibrido, o anche il mio Matt che comunque sia è un ibrido per poter fare la cura e anche buffare, quindi anche come refined abilities non mi sembrano così malvagie. Detto questo, abbiamo visto un po' in generale Kite Sith, che come personaggio avete notato essere diciamo abbastanza normale, cioè non abbiamo delle meccaniche rottissime. È vero che abbiamo alcune armi che grazie ai critici possono diventare veramente straordinarie, l'arma del banner in questione con il buff magico più haste è incredibile, a mio avviso è veramente un'arma eccezionale, soprattutto se volete puntare sui team magici, dato che comunque tutto ciò che è magico all'interno di Evercrisis fino a questo momento era un po' sottotono. Abbiamo avuto tanti DPS fisici, tanti elementi fisici, diciamo tanto boost per quanto riguarda il fisico, mentre invece per quanto riguarda il magico siamo stati forse un pochettino rallentati o comunque non al passo con ciò che abbiamo avuto con l'attacco, con ciò che ovviamente possiamo ottenere dal, diciamo, dall'attacco magico in generale. Quindi è abbastanza interessante questa cosa. E per ricapitolare, magari per chi vuole un sunto del discorso, prevalentemente preferisco Tifa sia come arma che come costume, ma l'arma di Kite è veramente incredibile, quindi io consiglierei personalmente parlando, se pullate su questo banner, ottenere almeno una copia dell'arma di Kite, perché comunque anche già una copia dell'arma di Kite può essere utilizzata anche se non al massimo, però c'è già la possibilità comunque di poterla utilizzare, e poi puntare prevalentemente su Tifa, sull'arma ovviamente banner di Tifa e il costume ovviamente sempre di Tifa, che sono secondo me il premio migliore, soprattutto se guardiamo avanti in ottica futura quello che potrebbe essere il prossimo ranking dungeon, che sono abbastanza convinto sarà basato sull'elemento acqua e verrà annunciato tra poco, quindi avremo la possibilità di vedere tra pochissimo se avrò ragione oppure no. Detto ciò, vi auguro buona fortuna per chi pulla e fatemi sapere ovviamente nei commenti se pullerete all'interno del banner. Io ci voglio riflettere ancora un pochettino, voglio vedere anche che armi ottengo di Kite in generale con i suoi ticket eccetera eccetera, ma vediamo un po' come verrà gestita la mia situazione. Voi ovviamente fatemi sapere se vi interessa il personaggio, se vi è piaciuto il personaggio, se vi aspettavate magari qualcosa di più. A me comunque interessa sapere l'opinione di tutti, però sta a voi esprimerla quando e come volete. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me. So che il video è stato un po' lungo, ma abbiamo parlato comunque di Kite e del banner, quindi abbiamo fatto un 2 in 1 che credo possa essere interessantissimo un po' per tutti. E detto ciò, non c'è altro da dire. Io vi ringrazio se siete arrivati fino a qui e ci becchiamo alla prossima. E ovviamente se siete arrivati fino a fine video, scrivete Tifa Gnocca. Bye bye!